Buonasera, eccoci qui, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati, Basketin ancora al suo posto, quest'anno di lunedì, anticipiamo lunedì sport e quindi il calcio, sono tornati i campionati, dicevamo, e siamo tornati anche noi. Io volevo dire subito una cosa così per evitare malintesi e situazioni antipatiche. Ieri sono iniziati un po' tutti i campionati, per quanto riguarda Ferrara è iniziata la Lega 2 con Ferrara e 100, a Vigherano è iniziata la 1 femminile, è iniziata anche la C-Gold alla sua prima esperienza quest'anno ad un certo livello e quindi con lo spazio che abbiamo a disposizione possiamo già anticipare che non ci potrà essere quello spazio che noi vorremmo dedicare a tutte le squadre che animano la Ferrara cestistica, per cui non ci sono pregiudizi, non ci sono situazioni nascoste, è soltanto la luce del sole, abbiamo poco spazio e quello spazio, come storicamente accade, avrà come focus la Bondi e poi di settimana in settimana apriremo delle finestre anche sugli altri campionati. Ecco, questo va detto subito e subito. Ciao Mauro, bentornato. Buonasera, nuovo buonasera, look, Dario. Nuovo ciao, look ciao, di Mauro Cavina. Buonasera, buonasera ai telespettatori. E bentornato, siamo qua. Ci eravamo lasciati dopo una sconfitta con Treviso ai playoff e ci ritroviamo con una sconfitta nel turno inaugurale. Beh, scherzo del destino, ti saluto, è un piacere essere qui, è un piacere essere in compagnia dei nostri telespettatori, è un piacere in compagnia di essere in compagnia dei nostri ospiti. È vero, abbiamo finito con Treviso, abbiamo riniziato con Treviso, però io dico che la sconfitta è leggermente diversa, sono cambiate tante cose. Durante l'estate Ferrara ha fatto una mezza rivoluzione silenziosa e parleremo di questo e anche di altro col direttore sportivo del Club Basket, Alessandro Pasi. Buonasera, ciao, ben trovati. Bentornato, bentornato Alessandro, e al suo fianco un altro DS, possiamo dire così, Donato Di Monte. Buonasera. Ciao Donato, l'abbiamo visto in campo e qui cominciamo già a parlare di derby, visto che domenica prossima ce ne sarà uno di quelli belli intensi, perché nel frattempo in quel di Montecatini anche la Baltur ha raggiunto quello che era un obiettivo inseguito per anni, ovvero è arrivata in A2, quindi quest'anno in una A2 che parla tanto Emiliano Romagnolo ci sarà anche un bel derby fra Ferrara e 100 e sarà proprio domenica prossima. Facciamo un passo indietro e torniamo a quello che è successo ieri al Palaverde, nel solito catino infuocato, e andiamo così a vedere i risultati di giornata, perché se Trieste è andata dritta in Serie A dopo una bellissima finale, Treviso è rimasta ancora qui e purtroppo è abbattuto Ferrara in una gara però non certo a senso unico, vero Alessandro? No. Anzi, tutt'altro. Tutt'altro, se dobbiamo essere sinceri, il giorno prima dici le solite frasi, firmeresti per perdere, ma sì dai perché no, oggi ti dico che abbiamo qualche rammarico. Vabbè, ne parliamo dopo. Ha vinto la Fortitudo in quel di Verona in una sfida forse nel big match di giornata, dicevamo la Baltur ha battuto Piacenza 80-72 nella sua prima al Palasavena, ricordiamo che 100 non gioca sul proprio campo ma in trasferta al Palasavena. Mantova di Alberto Serravalli ha battuto Roseto. E poi Donato, quale altro risultato secondo te è utile sottolineare? Forse la vittoria di Imola, sicuramente, esatto. Sicuramente sorprendente, perché Udine ha un roster che può puntare alla 1 sicuramente. Questo un po' mi ha sorpreso, anche se vincere fuori casa sarà sempre difficile. Molto difficile. C'è anche quella vittoria di Ravenna proprio in volata, dopo essere stata quasi sempre sotto. Lo diciamo perché sappiamo che da Ravenna c'è anche chi ci ascolta e noi li salutiamo tutti. Andiamo avanti con la nostra trasmissione. Ovviamente potete intervenire, il numero dei messaggi lo vedete in sovrimpressione, 366-6348-998, noi pronti qui a leggere. Credo che i tifosi in ascolto siano parecchi, perché insomma ieri erano anche sulle tribune del Palaverde. Dario. Alessandro, ieri a un certo punto l'inerzia sembrava passata nelle mani di Ferrara, dopo che in due o tre circostanze la partita sembrava scivolar via. Sì, ne parlavamo prima. E sorprende anche, se a parlare ai telespettatori che magari non hanno visto la partita, ma come? Si vede che Treviso ha fatto male? No, abbiamo fatto noi una partita gagliarda, onestamente. E questo ma a me, nonostante l'amaro in bocca per una sconfitta o per un mancato colpaccio a casa di una grande che ci
forse con un pizzico di, non dico fortuna perché non esiste la fortuna, con un pizzico più di lucidità, di avvedutezza, di cattiveria agonistica avremmo potuto portare a casa. Però comunque sia, secondo me, ne parlavo prima con Andrea, è la continuità di un precampionato dove comunque si erano viste il lavoro e i progressi di sti ragazzi. Quindi, dai, fiducioso. Sì, c'è stato un approccio un po', anche il coach lo ha sottolineato, un po' motion, non all'altezza del resto della partita. Molto. E poi ti volevo dire, grande energia da almeno un paio di giovani, e questo credo sia molto importante. E poi, sì, gli episodi, il 4 su 17 al tiro di Swan, bastava una percentuale sempre scarsa, ma con due canestri in più e probabilmente eravamo in partita. E poi 45% dei tiri liberi, vabbè. Bravo. Che ne abbiamo tirati pochi, ma nelle partite tirate bisogna metterla. Certo. E poi i primi due quarti, se non mi sbaglio, un fallo di squadra al primo quarto, un fallo o due di squadra proprio alla fine del secondo quarto, quando non, a Treviso deve essere il contrario, dovremmo finire il bonus noi perché dovremmo mettere noi le mani addosso a loro, che chiaramente loro sono una grande, allora invece purtroppo è una cosa che non ci spieghiamo, come mai siamo partiti così mosci. Donato, prima di parlare ovviamente di Ferrari di 100, perché tu sei uno e trino, oserei dire, in questo momento, l'esordio con la C-Gold è andato bene. Sì, anche per noi è stato stata una partita, insomma, tirata, difficile contro una squadra che l'anno scorso è arrivata alle semifinali. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sicuramente tanti margini di miglioramento perché ci sono tanti giovani. Abbiamo un allenatore da Serie A. Adriano Furlani, per quell'uno che ci sta ascoltando che non lo sa. Insomma, vogliamo fare bene, vogliamo costruire qualcosa. Possiamo dirlo che voi a questo livello avete un valore aggiunto, che sono i vostri due stranieri, possiamo dire così, anche se in C-Gold... No. Sì, anche il nostro valore aggiunto deve essere la nostra società, il fatto che appunto si stia costruendo con queste persone appassionate, questo gruppo di persone veramente per bene, serie, si sta costruendo qualcosa che possa durare a lungo, e questo fa sì che appunto si possano costruire anche squadre vincenti. Per adesso va bene così. Vuole costruire sicuramente tanto anche Andrea Bonacina, che queste sono le sue parole che ha detto al termine della sfida al Palaverde. Sentiamo. Una chance per vincere la partita. Non ci siamo riusciti, anche se onestamente ci siamo, secondo me, neanche andati troppo lontani in un paio di frangenti dove Suono ha avuto due volte la palla per mettere la testa avanti. È chiaro che usciamo con due insegnamenti molto importanti da questa partita. Il primo riguarda l'approccio. Non possiamo partire soft, e per soft intendo anche a livello di esperienza, nel senso di malizia. Non possiamo fare quattro falli di squadra all'intervallo, significa che la partita ha un approccio soft, insomma, ecco, è pigro, e quindi non possiamo permettercelo. L'altro è che i dettagli fanno la differenza quando vuoi vincere in trasferta su questo campo con due squadre così attrezzate. Un tagliafuori che costa 3 punti di Alditi conta, e se vai a meno 7 e in 3 secondi costruisci un tiro con il tuo, fra gli esterni, peggior tiratore, conta a livello di scelta tattica. E quindi, col massimo rispetto di tutti i miei giocatori, un po' più di lucidità nei momenti chiave e nella, come posso dire, selezione di dettagli e costruzione della chance. Ecco, questo è il primo di una serie di interventi del coach. Beh, intanto cominciano ad arrivare anche qualche messaggio, ci fanno i complimenti perché finalmente siamo tornati nel nostro orario canonico, cioè al lunedì alle ore 20. Noi ci stiamo anche bene perché, insomma, così apriamo una serata di sport su Telestense. E poi un grande elogio al manipolo dei tifosi presenti al Palaverde. Alessandro, ieri i fiori del sud riempiono il palazzo con tanto rumore, però insomma Ferrara c'era, quindi segno. Sì, si sono sentiti. E anche l'affezione, insomma, che sentite della città, c'è o non c'è? Quello sì. Dici? No, come poi è sempre stato. Certo.
negli ultimi tempi, cioè chiaramente io non ho, cioè quando eravamo appunto quello che tu dicevi, quando siamo arrivati lì, si sentiva bene. Cioè, sì, però i nostri tifosi sono tifosi con la T maiuscola, crescessero anche un po' di numero seguendo le orme dei maestri, non sarebbe male, ecco, diciamo così. Poi tra i tifosi anche Fabio Bulgarelli, la vecchia presidenza, che io personalmente ho visto molto volentieri. Donato, tracciaci il tuo identikit di Ferrari di 100, punti di forza e punti deboli, 100. Premesso che non ho visto nessuna delle due squadre, ma conosco bene i roster, mi sembra che in questo momento 100 sia un po' in ritardo, ha bisogno di più tempo. E soprattutto, anche se qui non conta, ovviamente, diciamo, in campionato è svantaggiata dal fatto che deve giocare comunque non in casa. Però qui può giocare in casa. E questo può fare la differenza, perché arriveranno tanti tifosi. Io sinceramente vedo una partita equilibrata, anche se insomma Ferrara mi ha stupito per il precampionato che ha fatto, e anche per questa prima partita direi che ha fatto molto bene. Insomma, qui si vede anche un po' la mano di Andrea, che è molto bravo nel preparare le partite, quindi insomma sarà una bella lotta. Domenica. Ci sono un po' due filosofie probabilmente sul piatto. Cento ha puntato su uomini molto esperti, ad alto livello. Ferrara invece ha puntato molto sui giovani. Metà del suo organico è fatto di giovani alle prime esperienze a questo livello. Sì, è vero. Anche se poi alla fine la differenza la faranno... quei giocatori esperti, vedi White, Mike Hall, no? Che io vedo come probabili di nuovo Mike come MVP, al suo posto se non dovesse essere lui vedo White, sì, perché insomma mi sembrano molto simili come giocatori, soprattutto nel fare determinate cose. White tanti rimbalzi, tanti punti, un po' come faceva quello che faceva Mike l'anno scorso. Anche se Mike è abituato a partire piano piano e poi diciamo cercare di dominare anche il campionato. Quindi, però insomma, sicuramente Cento è un po' più esperta, però ripeto, insomma, Ferrara non sarà facile batterla. Michael, Swan e i giovani. Chiederemo questo dopo la pubblicità a Alessandro Pasi. Stop, regia. Siamo tornati in diretta con la prima puntata di Basketin. Vi ricordiamo che potete seguire la trasmissione anche su Facebook, quindi passate parola a chi magari non riesce a seguirla in TV o sul sito telestense.it. Ci eravamo lasciati con una domanda ad Alessandro Pasi, ovvero All Swan, coppia d'americano di assoluto livello, come è andata a Treviso, ma anche i giovani Zampini ed Ezzardo. Allora, purtroppo Swan non è stato il killer che auspicavamo e che abbiamo subito sulla nostra pelle a Treviso. Chiaramente è stato anche oggetto di difese attente. Mike adesso viene da un periodo un po' travagliato dal punto di vista fisico, è comunque per noi sempre un riferimento in termini di leadership, in termini di esperienza. È chiaro che anche lui darà di più sicuramente. Tutto sommato, a detta di ciò, una prestazione così gagliarda è frutto dell'impegno e del lavoro collettivo dei giovani e non solo. Zampini e Desardo. Zampini in aiuto a Panni in cabina di regia, Desardo alti e bassi, però una volta che anche lui si è buttato alle spalle l'emozione del debutto concreto, sì, nonostante la giovane età, cosa dici? Sì, perché comunque, e poi ce ne sono altri, ieri ci sono state un po' una rotazione asciutta, però anche tanti altri ragazzi che hanno fatto molto bene il precampionato e sono convinto che faranno ancora bene. Chiaro, ieri è stata una partita... Sì, ad alto livello, intensa, quindi... Il prossimo che metterà piedi in campo, chi sarà? L'esordio in A2? Basta che si giri 5 su 10 sono loro. È arrivato intanto, e concludo Dario, poi ti lascio. Ci chiedono da casa informazioni sulla prevendita per il derby di domenica.
seguite i social e i canali della società, perché da domani ne sapremo e ne saprete di più. Possiamo anticipare che verrà un mucchio di gente da centro? Questo è ovvio, questo è ovvio. Speriamo, ce ne stanno tanti. Più ne vengono e meglio è, più lo spettacolo sarà all'altezza della situazione. Avete parlato di Zampini, che a mio avviso ieri è stato il giocatore che più di tutti, quando è stato utilizzato, ha saputo dare un'energia che magari in quei momenti era venuta a mancare, che per un giovane credo sia una cosa davvero molto importante. E noi al termine della gara l'abbiamo sentito. Federico Zampini. Federico, debutto in un campo importante con una cornice di pubblico straordinaria. Non era facile, voi siete rimasti in partita praticamente fino alla fine. Sì, siamo partiti molto molto bene inizialmente, abbiamo dato subito un distacco di 6 punti, poi dopo per alcune imprecisioni nostre, comunque facciamo complimenti anche a loro riguardo al contro break che ci hanno fatto, e siamo rimasti lì, eravamo a meno 6 a 3 minuti dalla fine, poi quel canestro non c'è entrato, magari una poca esperienza da parte nostra. E niente, abbiamo perso la fine. Senti, probabilmente come tutti quanti noi si sognava di poter espugnare questo campo, era un sogno improbabile, probabilmente un tuo sogno era anche quello di giocare una buona partita oggi, mi sento di dire che quel sogno si è realizzato. Sì, assolutamente, come hai detto prima, davanti a un'ottima cornice abbiamo disputato un'ottima partita, sappiamo benissimo che questo è un campo difficile da espugnare, che secondo me poche squadre riusciranno qua nell'impresa. Loro sono un'ottima corazzata e hanno una panchina veramente veramente lunga di giocatori esperti, e sappiamo, loro sanno meglio di noi che quest'anno puntano a salire, però noi comunque abbiamo fatto un'ottima figura. Oggi hai dimostrato quello che sai fare, il problema adesso è dare continuità a questo rendimento, e non è facile. Assolutamente, infatti ciò che sto lavorando da agosto con il coach, con la squadra, è la continuità sia mia personale che del gruppo, perché anche in precampionato abbiamo dato ottime dimostrazioni che questo gruppo c'è, che noi ci siamo, che comunque possiamo lottare alla pari con tutte, e quindi lo dimostreremo in campo. Ecco, vedete, una discreta personalità anche davanti alle telecamere. Federico Zampini sicuramente la novità più importante. In parte prima mi hai bruciato una domanda che ti volevo fare. Ieri di fatto si è giocato in 7 ed è una di quelle cose che negli ultimi anni è un po' stato il tallone d'Achille delle squadre ferraresi. Ecco, però tu hai detto che in rampa di lancio ci sono altri giovani che bisogna che vengano un pochino a essere inserite in queste rotazioni, perché una partita si può giocare alla grande in 7, certo, ma un campionato non lo si può sostenere. No, anche perché una cosa che Ferrara ha in più rispetto forse alle altre realtà è questa gioventù, cioè questa energia. E ne parlavamo prima al telefono con Andrea, chiaramente questa partita è un po' quella. Però è chiaro che noi dobbiamo sistemizzare questo approccio, questo concetto nel nostro gioco, perché comunque non è uno 0-1, uno 0-2, un 1-1, un 1-2 che ci condiziona. Io credo, noi pensiamo che con questi ragazzi alla lunga il lavoro paga, e ti dirò che siamo molto sorpresi, lo dico sottovoce, perché se no magari si esaltano, siamo sorpresi anche dal precampionato che hanno fatto, quindi ottimisti, dai. Bene, adesso noi andiamo a sentire ancora il coach su un argomento del quale si è dibattuto molto durante l'estate, durante la preparazione, ma ovviamente del quale si è dibattuto anche ieri durante e dopo la gara, ed è la questione play. Non si sapeva, diciamo, è stato nominato d'ufficio Alessandro Panni play di questa squadra, però in realtà ieri un play vero e proprio non c'è stato, si sono alternati in diversi, a partire da Swan, dallo stesso Zampini, Michael ha portato su palla un'infinità di volte. Abbiamo chiesto al coach cosa pensa di ciò. Non mi preoccupa la diffusione del playmaking in sé, però insomma, siccome Panni ha ricevuto dei galloni importanti a inizio stagione come quelli di playmaker titolare, insomma mi aspetto di più, insomma, in termini sia individuali come personalità in campo che come gestione della squadra, però non è assolutamente un problema, è lui il primo a saperlo, anzi ha pure preso una botta al ginocchio subito a inizio partita, quindi anche lui non era
probabilmente al 100%, quindi nessun problema, ne sanno il nostro playmaker titolare, la sfida con Moreno lo rivitalizzerà sicuramente. Ecco, quindi già ha messo le mani avanti per quanto riguarda il derby. Ti voglio chiedere proprio questo: secondo te si può giocare un campionato senza un play di ruolo, ma facendo affidamento sull'estro di giocatori che mettano anche il ruolo di playmaker nel loro... Secondo me sì, perché la mentalità purtroppo italiana è sempre quella che bisogna avere un playmaker, una guardia, un'ala piccola, un'ala grande, cioè... Tutti possono portare la palla avanti, poi quando andiamo di là giochiamo a pallacanestro. Quindi io non vedo, è un limite secondo me il fatto di essere legati solo ai ruoli. Poi penso che Alessandro possa farlo in un certo senso. Un campionato intero è un po' dura fare playmaker come si deve, no? Anche perché lui non lo è completamente, però insomma, poi ci sono tanti altri giocatori nel club. A cominciare da Hall, che è un playmaker raggiunto quando giocavano in attacco, non credo sia... Tre palleggi arriva dall'altra sì, parte. Non credo sia un problema questo qui, è ovvio. Messaggi, poi dopo sentiamo appunto anche Alessandro Pasi su questo argomento. Domenica il palazzo deve essere pieno, dice Veronica, forza Ferraresi, tutti uniti per la Bondi. E poi arriva già un pronostico, 100 vincerà nettamente. Quindi qua taglia le gambe a tutti, quindi non c'è altro da fare. È pretattica. Alessandro, parti con un pronostico, no dai, parte il pronostico. Che partita ti aspetti? Il derby, la seconda di campionato, non è male come scherzo del calendario. Beh, no? Sarà una partita carica di tensioni. Sì. E ti dirò, è chiaro che loro, ma non è pretattica, se misuriamo i budget messi nelle costruzioni delle squadre, è ovvio che loro sono, fra virgolette, favoriti, perché non è stata solo dare una scelta di principio, è anche una questione anche di obiettivi e necessità, quindi, ma noi non ce ne nascondiamo, anzi, a noi la cosa ci orgoglisce, ci stimola avere una squadra giovane, come dicevi tu. Fare allenamento sempre solo con 7-8 durante l'anno, ci volevano togliere lo sfizio dell'anno 12 a Bontocampo. Però loro sono favoriti, del resto legittimamente dichiarano obiettivi playoff, hanno budget faraonici, quindi noi venderemo cara la pelle ancora come abbiamo fatto ieri, stavolta speriamo di fare un po' meno imprecisioni e soprattutto speriamo tanto in un sold out dovuto all'afflusso del pubblico di casa. Perché se non vengono domenica, quando vengono? Non vengono più, dovrebbero tornare tutti quelli che videro i due famosi derby degli anni che furono e lo dico per chi magari deve uscire, aspettate un attimo perché nell'ultima parte di Basketin vi proporremo delle immagini straordinarie in quel senso. Donato, chi Donato avrà... Donato già sorride perché insomma, c'era anche lui in campo. Non so niente quindi. Sì, sì. Era sul biondo. Era sul biondo, sì sì, però... Ascoltami, però, Donato, chi avrà più pressione domenica? Ferrara, credo di sì, perché gioca in casa, perché l'esordio, credo che la pressione sia un po' di più su Ferrara. Poi ripeto, è un derby, è una partita a sé, però io vedo una partita equilibrata, insomma. Secondo me alla fine poi vincerà chi avrà magari un po' più di tranquillità, ripeto, 100 è abbastanza profonda. Non sta ancora giocando bene, non come può, ha bisogno di più tempo, però mi auguro che sia soprattutto una bella partita come i vecchi tempi. No? Derby come ce ne saranno vecchi. Tanti, sì, parecchio vecchi, ma dopo andremo a rivederli. Derby ce ne saranno tanti quest'anno perché insomma in Emilia Romagna fra squadre vicine e lontane insomma sarà veramente un campionato avvincente. Seconda pausa, time out, regia. Eccolo qui, si inizia a parlare di derby, in realtà Donato si parla di derby da una vita, che anno era quello dei famosi derby? Andiamo indietro abbastanza. Eravamo l'inizio del nuovo millennio. È vero, il nuovo millennio. Esatto. E noi abbiamo delle immagini, le abbiamo recuperate attraverso Ferrara Basket Story, gruppo che potete trovare, potete iscrivervi su Facebook dove c'è tutta la storia per immagini sia come fotografie che come filmati del basket ferrarese dai suoi albori fino ai giorni nostri. E adesso prego la regia di mandare in onda il primo
primo di questi contributi. A questo punto, e qui Donato, so che ti verrà un pochino la pelle d'oca, ti verranno un pochino i brividi, perché rivivere questi ultimi 20 secondi di una partita che è stata leggendaria e che per quello che mi riguarda è stata la più grande delusione sportiva in ogni ambito della mia vita. Eccolo qua, se ci vuoi dire cosa stavi facendo in quel momento, eri fuori, vero? Sì, ero fuori perché ero uscito, avevo preso un tecnico e avevo fatto il quinto fallo, quindi per me la partita era finita lì, pensavo fosse finita lì. Quindi invece i miei compagni di squadra... Vediamo Zecca, no? Sopra di due si difende da questo vostro attacco, guarda. Sabatini, tutti biondi, dopo ci dirai un po' la genesi molto velocemente, cioè, di questo fallo. Look. C'è Biganzoli. Qui giustamente che... dice esatto. Donato Di Monte, qui bisognava far fallo, ma Di Vincenzo ha optato per un'altra strategia. Sabatini adesso farà una sciocchezza perché perderà palla. Ebeling qui forse subisce un fallo, però finisce col servire Buonaiuti, cui scivola la sfera. La palla arriva a Donato a Cristiano Carchia, che mette una tripla, la prima tripla della sua partita, e poi Biganzoli va per un canestro che non esisteva da nessuna parte, e lì probabilmente sei tra quelli che festeggia. No, sto pensando a una persona, quella persona inginocchiata lì in mezzo al campo. Che risponde alla voce di? John Ebeling. Sì. Avevo provato veramente tanto dispiacere per lui. Siamo amici, ci conosciamo da tanto tempo. Vederlo così, insomma, mi ha fatto un po' male, insomma, anche se ero molto felice della vittoria. Questo ti fa un grande onore. Ascoltami, quelle famose acconciature bionde sono state partorite dalla tua mente, io so. Sì, perché io ero il capitano di quella squadra lì. E noi, ricordo, eravamo ultimi, cambiamo allenatore, a Cento era una pazzia cambiare allenatore, c'era una grande bandiera come Toto Tinti. Poi venne Vanuncini, eravamo ultimi, facemmo una striscia di vittorie e io nello spogliatoio dissi: se facciamo i playoff, cosa che era impossibile, se facciamo i playoff ci facciamo tutti biondi. E Buonaiuti moro, perché era biondo. Giusto. E allora l'ultima giornata finisce con Teramo che vince a Brindisi, cioè Brindisi perde di un punto in casa, perché se avesse vinto noi non avremmo fatto i playoff, e insomma, siamo andati ai playoff, abbiamo festeggiato, e quello che volevamo era proprio il derby. Va bene, se dopo tanti anni posso dirti una cosa, devo dire che tu e Carchia stavate davvero male, biondi, eravate bruttissimi, ma avete avuto ragione voi. Andiamo a vedere invece quello che successe poi successivamente, ovvero l'anno dopo. La rivincita. Altro derby. Condici. Altro derby. Tu hai voluto giustamente omettere per Donato come andò a finire dopo. No, possiamo dirlo, insomma, Cento passò il turno e fu sconfitta con un tiro da metà campo di Pierfilippo Rossi a Scafati, quindi... Sì, siamo come stati puniti nella stessa... Esatto, nello stesso modo. Scusate, qui c'è Calbini per i punti della staffa, qui si è già capito... Anche questo è stato un derby combattuto, Sì, molto combattuto. Questo però, a differenza di quell'altro che era una semifinale, questo era una finale, chi andava su era promosso, in quel caso è stata Ferrara, e chi perdeva invece veniva a confermare la sua posizione nel campionato. Eccolo qui, Calbini ha già capito che si vince, il Calbo, grande play di quella squadra. Qui John si sta riprendendo. Si è ripreso, dopo un anno si è ripreso, e questa fu davvero invece una grande emozione, perché, e qui ricoinvolgo te Alessandro, il palasport di queste due partite è stato che nemmeno credo ai tempi della A1. Tra parentesi, perdonatemi, c'è lo stesso sponsor Baltur, quindi... Sì, esatto, c'è lo stesso sponsor. Allora, segno di continuità. Alessandro. È tanto che ne sento parlare da voi, io veramente domenica me lo aspetto. Speriamo. Se no, anche il presidente si merita, Francesco Dauria si merita di vedere uno spettacolo così. Bene, noi continuiamo a vedere quello che fu uno spettacolo straordinario. Qui, Donato, tu eri già andato negli spogliatoi. Ah sì, ero già andato, tra virgolette, a piangere.
Adesso voi avete fatto tanti proclami, io invece volevo farne uno, perché noi nel campionato di C-Gold giochiamo il sabato sera, quindi certo. il sabato sera alle 9 noi giochiamo in casa. Chi volesse vedere un antipasto, non del derby. Guarda quella telecamera lì mentre lo dici, che così anche chi volesse da casa... venire a vedere un po' di pallacanestro, ovviamente della bella pallacanestro, perché ci sono ottimi giocatori. Noi sabato giochiamo alle ore 21 al Palapalestra. Al Palapalestra. Non ci può essere un aperitivo migliore, poi grande concentrazione su questo derby che arriva un po' presto, però insomma ai calendari non ci si può opporre. E Siamo qui. Onoreremo la maglia, venderemo a cara la pelle, questo è l'unico proclama che sono certo di poter mantenere. Ci sarà sicuramente una serie di riflettori puntati su All e White, perché rappresentano un po' gli emblemi di queste due squadre, ma vincerà la squadra migliore, secondo me. Sì, sì, è vero, anche secondo me chi saprà esprimere una coralità migliore potrà vincere la partita. Anche se poi, ovvio, i singoli sono importanti, perché sono due squadre che hanno due americani, tutti e due molto molto forti, quindi... E sarà una bella sfida. No, solo una cosa volevo dire di Monte, no. Se veniamo a vedere la partita di sabato sera, contro chi giocate? Noi giochiamo, non me lo ricordo. Ti ho colto in castagna. Allora vai avanti. No, giochiamo contro Castelnuovo. Ok. Si conclude qui la prima puntata di Basket In. Grazie a Alessandro Pasi e Donato Di Monte per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie a voi di averci seguito da casa. L'appuntamento ovviamente domenica per il derby fra Ferrara e Cento. Noi saremo qui puntuali lunedì prossimo alle ore 20. Grazie di averci seguito. Buona serata.